Ok, Emilia, that's your milk over there, Emilia. Ah, è quindi emozionante, ragazzi. È una cosa strana. What? Ho un po' di farfalline per loro. Scarpe. Andiamo. A dopo. Oggi è una giornata importante per noi, per me Nicole. Un giorno dove raggiungi comunque un gol importante. E oggi è il primo giorno di scuola di Elena Emilia. Siamo emozionati, almeno io sono emozionato, Nicole. Oh, piange, no, scherzo. Of course it's gonna be blue. Hey. Okay, but let's not do that right now. Shooting hot. Are you excited to go to school? Yeah, shooting hot. Se ogni mattina della settimana deve essere così, spettacolo. Ho le farfalline per loro. Why are you crying, babe? I'm so proud of you. Oh my god, you have no idea, Bella. You're such a wonderful girl. What? Jesus, I'm so proud. Emilia, you ready? I didn't fall off my fancy. Oh my god, Emilia, you're funny. Funny! Okay, man. Oh, yeah. 1, 2, 3, cheese! So sweet! Silly. Smile! Yeah! Are you guys ready? Really? Yeah! I'm super proud of us. Go, 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 go. Le Emilia sono a posto, sono sistemate. Ooh. Babe, what do you think? I think it was great. Did you cry? Yes. Nicola ha pianto un pochettino, non tanto. Just a little. Poco. Is it little? Poco. Poco. Un pochino. Ah, her babies. They're not babies. Alright, we have a free house. Woohoo! Dai, noi ci vediamo dopo, ciao! Vai, primo giorno di scuola Elena Emilia. Primo giorno di scuola Elena Emilia, ragazzi, wow, che bello, che esperienza, che soddisfazione. Contento, contento per loro, contento per noi. Bello, questo è un altro capitolo da aggiungere a questa bellissima esperienza di vita americana. Bella emozione, penso sia la stessa emozione in Italia, non c'entra America o Italia. Quando porti un bambino il primo giorno di scuola è sempre un'emozione, punto. Però ho visto cose veramente molto organizzate che almeno ai miei tempi, per quello che mi ricordo, non era vicino così come ho visto oggi. Super organizzato fuori, parcheggio, sembrava che stessimo andando a una fiera, a un concerto, molto organizzato. Polizia a ogni angolo, ci sono stop e quindi ci sono passeggi pedonali. Se sgarri con la macchina e non ti fermi, hai lo stop. Lo stop americano si chiama stop perché si chiama stop, ci si ferma lo stop, non è che rallenti e vai. Lo stop in America è obbligatorio. Fermarsi, anche se non c'è nessuno, anche se non c'è nessuno. Quindi polizia a ogni angolo per controllare se le macchine andavano al limite, quindi 15 miglia orari dove c'erano intorno alla scuola. E oltretutto se si fermavano lo stop per i pedoni. Negli incroci c'è sempre un omino col segnale che va a passare i pedoni. Una cosa in più che si usa sulla zona pedonale, incroci grossi, quando i bambini arrivano a scuola e vanno via da scuola. Polizia presente, quindi è incredibile, è un'organizzazione incredibile, ragazzi. Bello, interessante, non ho mai visto chiaramente perché io non ho fatto quelle scuole e fino ad ora ovviamente non ho avuto l'opportunità di andare via da una scuola. Perciò molto 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 interessante,
questo è un punto a favore americani, perché comunque a livello di organizzazione queste cose sono top. In ogni caso, Leila e Emilia si sono già, hanno un sacco di amici che già doffano al parco con loro, quindi penso sia stata una cosa un po' più tranquilla. Ma bello, è bello vedere che comunque hanno i loro amichetti già nella scuola. E Nicole si è commossa, ovviamente, anche io un po', essere sincero, anche io un po' di farfallina, perché comunque sono sempre i tuoi amori e lasci, o comunque è il segno che comunque stanno crescendo, è sempre un passo in avanti, ovviamente, però anche che comunque ti fa pensare, dici, cavolo, porca miseria, stanno andando con le loro gabbette, più o meno. Finita, oh. Vai, noi andiamo, ci vediamo dopo, ciao! Quindi siamo qua in marina, siamo arrivati in marina. Sono appena tornato dalle bambine, disgraziato. Però è venuto a trovarmi, ragazzi, Stefano Mongardi, di nuovo. Vabbè, ci siamo messi due volte. Una volta con Marcello. Ma finalmente ci siamo beccati oggi. È venuto qua in barca per semplicemente così. E poi magari vi spiegheremo, però magari no. Siamo in dubbio. Ti piace la barca? Bellissimo, bellissimo tra l'altro. No, dimmi la mia bella vita. No, la mia vita, la barca. No, dico una bella vita sulla barca. Ah, in generale, okay. La barca è bella. Però un po' troppo. È un po' come si dice, un fatta marina, però ci sta, è il tipo di barca che piace affittare alle persone quando devono fare una bella festa. La barca tamarra. C'è un po' di chicche e un po' di finezza. Hai fatto vedere il cane? Sì, no, il cane l'ho fatto vedere, mi faccio rivedere il cane. Non la dico, la leggete soltanto, che sennò mi bannano il video. Questo qui vuol dire, cosa vuol dire Stefano? Bannano il tuo video. Ok, no, lo diciamo sul video di Stefano. Insieme, malato figlio di Bip. Figlio di Bip, bravo, vedi, malato figlio, sì, di Bip. Italiano non ha molto senso, un, no, tipico modo americano. È bello. You're insane. Bip. Ancora una volta, Stefano, fantastico. Se vederlo sul canale, Stefano Mongardi sta facendo un sacco di video. Anzi, l'ultimo video, Stefano, mi è piaciuto un sacco, te l'ho commentato. Ah, bello, quello del guadagnare 300 euro. Che poi, tra l'altro, piccola parola, lo faccio anche sul tuo canale questo discorso, che in Italia spesso parlare di soldi, no, sembra una cosa brutta, perché siamo legati a questa mentalità forse un po' vecchia, non so. Molto vecchia. Parlare di soldi è male, capito? Soldi uguale a male. Quindi farei a volte questi titoli qua di video, per quanto possa sembrare, sai, clickbait, per far cliccare, che non è in questo caso. Secondo me non c'è la mentalità, purtroppo, in Italia, guadagnare soldi, non fare soldi, guadagnare soldi con questo tipo di lavoro. Sì, non, esatto, c'è questa mentalità. Secondo me la maggior parte degli italiani dicono, oh, per guadagnare devi andare a spaccare i muri, esatto, o lavorare con un marcio. Devi lavorare tantissime ore, devi faticare. In realtà sì, devi sempre faticare anche in questo lavoro, e a volte in Italia il termine, sai, guadagnare online viene abbinato come scam. Bravo, truffaldino. In realtà ci sono così tanti modi, che ovviamente c'è anche il dark side, però ci sono anche tantissimi altri modi legit, come si dice. Andate a vedere il video, carinissimo, molte informazioni molto belle. Anzi, quando stavo guardando il video, dall'altra parte, sull'altro schermo, a casa, stavo guardando tutti i suggerimenti che ha buttato fuori. Grazie Stefano. Ciao! Ci salutiamo con Stefano. Grazie ancora Stefano per essere passato, troppo carino, troppo bello. Ciao, ragazzi. Ci siamo... Grazie a te dell'ospitalità di avermi fatto vedere la bestia. Ogni volta che vuoi, vieni giù, ci divertiamo, facciamo due cosine. Ah, ragazzi, l'ho fatta una cosa strana.